Cristiano Giuntoli ha scelto di affidare la nuova Juventus a Thiago Motta per una serie di motivi. Il primo è sicuramente quello di dare un'impronta vincente a questa squadra, un'impronta un po' più europea, con un calcio un po' più propositivo. La seconda, però, evidentemente è quella di valorizzare una rosa che negli ultimi anni, secondo me, non ha avuto questo tipo di sviluppo, ma ha bisogno di un allenatore che è riuscito a valorizzare gente come Saelemaekers, come Orsolini, come Ebischer, come Freuler. Quindi ha bisogno di un allenatore che prende i giocatori da 5 e rivaluta facendolo diventare da 8 e non il contrario, cioè non giocatori che arrivano come Vlahovic da 8 e che diventano poi da 6, o magari altra gente come i Kulusevski, come i Locatelli e compagnia cantante. Per cui la Juve prende Thiago Motta per valorizzare i propri giocatori. Attenzione, perché sta prendendo piede un'ipotesi molto interessante negli ultimi giorni, che è quella di un Giuntoli che avrebbe chiesto a Thiago Motta un'idea su un giocatore della Juventus. E a sorpresa Thiago Motta avrebbe detto: sì, questo è un nome interessante. Mentre su altri che sembravano scontati come Chiesa si è dato il no definitivo, su questo giocatore che era un po' a sorpresa e anche era un po' in dubbio, ci stanno facendo le valutazioni particolari. Scopriamo tutto il dettaglio qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera totalmente gratuita. Ogni giorno contenuti in maniera continua e continuativa, appunto. Non mancheranno mai contenuti su questo canale, perché cercheremo sempre di darvi un'informazione completa a 360 gradi, assolutamente gratuita, senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Andiamo alla notizia, perché la Juve sta valutando seriamente l'ipotesi di una permanenza di Timothy Weah. Attenzione, Timothy Weah è un calciatore che fino a qualche settimana fa sembrava poter lasciare la Juve. Giocatore che poteva essere in linea con il nuovo calcio di Thiago Motta, calciatore che aveva deluso, la Juventus lo ha preso una cifra fattibile, quindi dopo un anno di Juve poteva anche fare una plusvalenza. Però c'è un però: secondo varie fonti di mercato, la Juventus potrebbe seriamente pensare di tenerlo per una serie di motivi. Partiamo dal primo motivo: sembra piacere a Thiago Motta. Cioè, sembra avere delle caratteristiche giuste per Thiago Motta, perché non lo vede né troppo offensivo né troppo difensivo. In che senso? Nel senso che è un esterno che può fare il, chiamiamolo, Saelemaekers di turno, cioè quello che sì, in fase offensiva si dà da fare. È il classico esterno che, a cui piace entrare all'interno del campo, va sul fondo sì, ma ogni tanto ha la classica sterzata ormai, la Timothy Weah, che gli consente di andare all'interno del campo. Lo vede un giocatore disciplinato che vorrà valutare sul campo. Quindi, prima del ritiro, non vedremo una cessione di Timothy Weah, perché Motta ha intenzione di vederlo dal vivo e capire se è adatto al suo stile di gioco. Mentre su Chiesa si è fatto già un'idea, perché Chiesa è un giocatore che già si conosce, non ha bisogno di fare chissà quali grandi visioni Federico Chiesa per avere l'idea di lui. Lui è un giocatore che, secondo Thiago Motta, può creare superiorità numerica in mezzo al campo e andare alla conclusione. È un classe 2000, può fare, in passato ha fatto il terzino basso, ha fatto l'esterno offensivo. Nel 4-2-3-1 di Motta, in cui gli esterni hanno un ruolo fondamentale, lui può essere una pedina importante, perché lui è stato utilizzato come esterno molto alto offensivo, poi è stato arretrato ai tempi dell'Ill. Addirittura Fonseca, ai tempi di Lille, il prossimo allenatore del Milan, decise di utilizzarlo come terzino basso, però di spinta. Oggi su Timothy Weah ci sono delle soluzioni su cui ragionare. La prima: 4-2-3-1, non come terzino, ma come esterno alto. Un esterno alto che ti consente di avere un giocatore che dribbla, che entra all'interno del campo e che è un giocatore disciplinato. Opzione numero 2 da terzino. Ora, io come terzino ci credo veramente poco, perché se torna alla difesa a 4 vuol dire che tu puoi fare anche il terzino, perché con Fonseca faceva il terzino a 4. Ci credo poco, perché i terzini di Thiago Motta solitamente sono abbastanza bloccati. Quindi vedo più terzino Danilo, ecco, che non Thiago Motta. C'è un'altra situazione da monitorare, da attenzionare, che secondo me si sta molto trascurando. Quella legata al mondiale. Mi direte voi cosa c'entra il mondiale con Timothy Weah? Secondo me c'entra. Quando è uscita fuori la notizia dell'ufficialità del mondiale per club della Juventus, della partecipazione dei bianconeri al mondiale per club per la Juventus, il collegamento è stato immediatamente all'America. Cioè, la Juventus va
va in America a giocare nel mondiale per club. L'America è una vetrina eccezionale da un punto di vista del merchandising, e quando l'America organizza qualcosa spinge forte per vedere i giocatori americani. Quando ho saputo di questa notizia ho pensato subito a McKennie e a Timothy Weah, i due calciatori che sono attualmente alla Juventus, americani. Se su Weston McKennie si stanno facendo valutazioni diverse, e lo sappiamo, in virtù del fatto che ha un contratto in scadenza, che la Juventus non lo vuole rinnovare, che lui chiede cifre troppo alte, e che evidentemente non rappresentano tra l'altro un giocatore che si sta comportando fuori dal campo in maniera eccezionale, io continuo a vedere atteggiamenti non esattamente da super professionista come richiede la Juventus. Beh, su UEA invece si è un po' più indirizzati a questo punto di vista. Io sono convinto che la Juventus non li cederà entrambi, cioè almeno un americano in rosa in virtù del mondiale per club, non da un punto di vista prettamente calcista, ma un punto di vista del merchandising. Secondo me la Juventus lo tiene, ed è per questo che si sta facendo una valutazione tecnico-tattica, quindi con un Thiago Motta che è tenuto a chiarire la situazione tecnico-tattica del ragazzo, capire se è un giocatore adatto e capire se è un giocatore funzionale al suo tipo di gioco. Poi dall'altro lato c'è una dirigenza invece che dice a Thiago Motta: guarda che un americano a noi ci serve, perché andremo in America, ci portiamo un americano ed è un'attrattiva importante. Quindi valuta e vedi se ci può tornare utile. L'anno di Timothy Weah alla Juventus secondo me non è stato una grandissima annata, diciamoci la verità. Ci si aspettava un po' di più da lui. Allegri ci ha puntato un po' più all'inizio, aveva un po' sorpreso tutti nelle amichevoli quando fece addirittura gol contro Real Madrid, poi è andato un po' calando, si è dovuto abituare al ritmo italiano, si è dovuto abituare anche a un calcio totalmente diverso rispetto a quello a cui era abituato. Ha fatto 30 partite in campionato, 0 gol in campionato, un solo assist, non prestazioni altisonanti. Ha fatto invece in Coppa Italia 5 presenze, un gol e un assist, quindi lì un pochino meglio. Però ci aspettavamo sicuramente di più di lui. Però questo potrebbe essere visto come un anno di apprendistato, chiamiamolo così, cioè una sorta di anno in cui ha un po' di rodaggio, ecco, per quanto riguarda il campionato italiano, che poi gli può consentire al secondo anno con un nuovo allenatore di mettersi un po' più in gioco, mettersi un po' più in vista. Vedremo. Ad oggi la situazione è quella di un Timothy Weah che dovrebbe restare per una questione tecnico-tattica, quindi per una valutazione di Thiago Motta che dovrebbe essere più per il positivo che per il negativo, e poi per una questione di merchandising. Juventus va in America, si porta un giocatore americano, questa è una roba che trasmissioni, interviste, sono tante robe che ci stanno dietro al mondo del calcio che vanno analizzate tanto quanto quelle dei campo. So che a molti non piacciono, ma c'è tutto un mondo dietro al mondo del calcio che è parallelo a quest'ultimo, ma che va preso in considerazione, e questa situazione di UEA è una di quelle. Per cui, per questa serie di incroci, UEA attualmente dovrebbe rimanere alla Juventus. Vedremo se sarà così, vedremo se verrà confermato. Ad oggi la sensazione è che l'esterno americano dovrebbe rimanere alla corte di Thiago Motta.